Francesco Monte su Tutte le Furie, allo stesso evento con Cecilia e Ignazio. Cecilia, Ignazio e Francesco Monte allo stesso evento a Firenze, l'ex tronista si arrabbia. Prima di partire per l'Isola dei Famosi, Francesco Monte ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tutti e tre sono stati infatti invitati dallo stesso brand durante il PT-Umo che si è tenuto qualche giorno fa a Firenze. Alla fine l'ex tronista, la sorella di Belen e il ciclista sono riusciti ad evitarsi, quando la nuova coppia è arrivata, il tarantino era già andato via. Ma come riporta Verissimo nella rubrica I giri di Valser, Monte si è arrabbiato parecchio con gli organizzatori. Insomma, alla fine tutto è andato per il meglio, ma le possibilità di incontrare Cecilia e Ignazio erano parecchio alte. Francesco Monte è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez? Nonostante abbia ormai accettato la scelta di Cecilia, Francesco è ancora molto innamorato della Rodriguez? Nelle recenti interviste ha ammesso che non è facile superare la fine di un amore durato quasi 5 anni. Non solo, Monte spera di riuscire a dimenticare la ragazza proprio in Honduras, dove spera di restare il più a lungo possibile. Magari fino alla finale prevista per il prossimo 9 aprile. Basteranno 3 mesi per dimenticare queste profonde pene d'amore? Oltre ad essere stato lasciato al grande fratello VIP, l'ex corteggiatore di Teresanna Pugliese deve fare pure i conti con le numerose foto e servizi dedicati a Cecilia e Ignazio, che si professano sempre più complici e innamorati. Le ultime parole di Monte su Cecilia e Ignazio. Se all'inizio provavo una rabbia incontenibile, che poi si è trasformata in frustrazione, adesso sono come sollevato. Vedendola sui giornali o in televisione veramente felice con Ignazio, penso, tutta questa sofferenza che ho provato, e che sto provando, evidentemente era necessaria se ora Cecilia è così serena con questo nuovo ragazzo, ha dichiarato Francesco Monte.